Ladies, benvenuti in un nuovo video. Io sono Eleonora e oggi sono qui perché nel 2017 vi avevo promesso questo. Quindi se questo video vi piacerà, io sicuramente lo farò con un altro prodotto e provate a indovinare qui sotto nei commenti quale. Siamo arrivati al 2020, non so neanche io come, con quanta velocità. Non so come mai, ma in tutti questi anni non ho mai ripreso questa serie e quindi ho pensato potesse essere un modo carino per andare a sbirciare nei cassetti prima di decluttering, makeup collection, eccetera eccetera. Questo è il primo video di quest'anno di diverse serie che saranno dedicate alla mia makeup collection, che so che è una cosa che vi interessa tantissimo e quindi vi farò un sacco di video. Piccolo appunto sullo sfondo, è la prima volta che provo a girare qui, quindi fatemi sapere se è una cosa che vi può piacere. Io sono tipo in super paranoia per il termosifone, ragazzi, ve lo devo dire, cioè è qualcosa che probabilmente prima di dirvelo non avevate neanche notato, adesso l'ho detto e quindi tutti quanti starete guardando il termosifone. Cioè, a me dà troppo fastidio, però non posso togliere il termosifone da questa casa. Stamattina sono andata in un dolcissimo negozio di cose per la casa e ho preso il set per mischiare le cose e voglio andare a mischiare tutti quanti i miei correttori. Io sono super curiosa, il correttore è uno dei prodotti che più mi serve nella vita ed è forse quello che per la, cioè tipo quando ho usato il correttore per la prima volta ho detto ok, ho capito che cos'è il trucco. Questo sarà il nostro barattolino. Il set viene anche con una spatola. Questo è il mio attuale cassetto dei correttori. Ovviamente poi ce ne sono altri sparsi in tutte le beauty bag, in tutte le makeup collection che ho a casa di Deborah, nel beauty office, in giro per il mondo, però questo è il mio cassetto di correttori, quindi questi sono tutti i correttori che andremo a mischiare. Mi piace un sacco perché tipo giocare al piccolo chimico. Ovviamente poi dopo vedremo quello che esce fuori, se sarà del mio giusto colore, cioè che consistenza avrà, se sarà top, se correggerà le mie occhiaie, quanto durerà. Sono troppo curiosa, sono più curiosa di quando ho fatto il fondotinta. Ok, penso che dovremmo iniziare. Non voglio fare la gamer, tipo se arriviamo a tot like farò la prossima puntata, perché se vi piacerà il video la farò comunque, però fatemi sapere qui sotto nei commenti su quale prodotto dovrò farla, cioè che cosa dovrò andare a mischiare per andare a vedere che cosa ne esce fuori. Bottino completamente vuoto, iniziamo dal primo correttore. Per prenderli in realtà non so come farò, perché ce ne sono di varie tipologie. La maggior parte ha un applicatore tipo questi qua, di tipo gloss, no? Questi. Forse mi conviene iniziare da quelli compatti, che andrò a prendere proprio con la spatola in realtà. Quindi, primo correttore, Demeter di Mulac. Questo qui è aranciato, quindi lo utilizzo sempre per le occhiaie. Vado a prenderne un po'. Oddio, aiuto. Così, un po' di più. Ok. Oh. Contiamo anche nel frattempo quanti correttori andrò a mischiare. Secondo me questo sarà più difficile dei fondi. Questo qui è il Boeing di Benefit, quello però sempre compatto. E vado a prendere un altro po'. Questo è un pochino più duretto. Ok. E poi questo che è l'Extreme Cover di Pupa, che è l'altro compatto, questo invece è un po' più chiaro. Questo è super morbido. Ok. Aspetto un po' di liquidi per mischiarli insieme. Li metto qui. Che non ci vanno, cacchio. Qui ho Kylie Cosmetics. Bella che ci sono veramente un mix di colorazioni. Allora, questi così io ne vado a prendere un bel po' e poi forse è meglio che li metta tipo sulla spatola, così. Che dite? Secondo me la spatola è l'unico modo che ci salverà, perché altrimenti prenderlo così e ogni volta metterlo, cioè non scende. Quando mi piace un correttore, in realtà, quando mi piace la formula, io prendo diverse colorazioni, quella più aranciata, quella più chiara, quindi dello stesso correttore vedrete un po' di colorazioni. Allora, iniziamo dall'ultimo arrivato, che è il Born to Glow di NYX, che mi sta piacendo, e come vedete ne ho 3, 6, 7 e 7.5, quindi andrò a prendere tutte quante. Ah, quella là, mi ero completamente dimenticata, questo ha un applicatore ancora diverso, cioè questo schiacci qua e esce. Sempre con la spatola, la nostra cara amica spatola. Cioè devo far uscire e...
questa era un po' ASMR. Oh. Ah, prima o poi scenderà qualcosa o rimarrà tutto sempre sulla spatola. Questo è il numero 7. Questo è quello che sto usando di più perché è il mio color. Mulac, ce ne sono un po'. Comincio a mettere quelli che trovo. Quindi 3 e 4. Io intanto vi faccio vedere che cerco di girare e mischiare. Per ora mi sembra molto aranciato quello che sta venendo. Abbiamo il correttore di Florence by Mills. Questo mi sa che possiamo mettere proprio un pump. Sì, perché ha questo applicatore così. Quindi mettiamo proprio... No! Caduta la spatola! Che miseria! No! Mo verrà una macchia sul legno. Sicuro! Torniamo a noi. Vado con Florence. Questo qui è il Burn This Way to Face e devo usare di nuovo il metodo spatola. Altri Mulac qui sotto, numero 2 e 5. Sì, vai, per non farci mancare niente. Tutti a tavola! Smashbox Light Warm. C'è un odore di alcol. Ho messo anche questi qui di Astra perché in realtà è un fondotinta più correttore. Adesso vado a mischiare i Boing, questi però è versione liquida di Benefit. Fit Me di Maybelline, colorazione 20. E poi sì, questi sono tutti i miei colori, però sono, cioè, i miei colori dell'inverno, dell'estate. Naked Skin di Urban Decay. Oh, questo è super chiaro, potrebbe aiutarci a ristabilire la situazione. Ed è il Can't Stop Won't Stop di NYX. Tre colorazioni di Astra, 2, 3 e 4. L'Oreal Infaillible, qui abbiamo il 133 e il 333, che nella mia testa quando, Eleonora, esattamente? Nemmeno il 15 di agosto, però vabbè. Ho completamente dimenticato di contarli, cioè non ho neanche iniziato, ho detto uno. Tarte Shape Tape 16N, yes. Poi c'è la Natasha Denona, correttore Transfix Matte Concealer. Non lo so perché si separa questa formula, non è una delle più belle da vedere. Che lo devo un attimo miscelare già da solo prima di miscelarlo agli altri, perché è fatto così. Abbiamo tutti i Fenty, 180, 190 e 220. La consistenza è molto molto migliorata. Famosissimo correttore di NARS, colorazione Custard. E infine vado a mettere tutti questi in Nabla. Sono emozionata nel presentarvi il mio correttore. L'ho mischiato per bene e questo è quello che ne è uscito fuori. Io penso che sia davvero tanto aranciato. Allora, innanzitutto lo andiamo a sbocciare sulla mano, passo alla volta. Allora, questo è il colore. Eh sì, molto aranciato. Però potrebbe andare a coprire le mie occhiaie. Che strano. È tipo poco coprente. Cioè, com'è possibile che il mix dei miei correttori... Ragazzi, sono un attimo scioccata. Cioè, com'è possibile che il mix dei miei correttori sia poco coprente? Vado a struccarmi la zona del contorno occhi e andiamo a scoprire la verità. Forse ha più senso se mi strucco solo un lato, perché l'altro è invece top, cioè nel senso almeno vediamo una differenza. Vado a piegare un po' con la paletta, tipo così, sarebbe quantitativo. Allora, applicato, non sembra così sbagliato il colore. Non sembra sbagliato il colore. No, diciamo la suspense. No, il colore non sembra sbagliato. Mi allargo anche sempre qua, in questa zona. Ero super spaventata dal colore quando in realtà non sembra affatto male. Per fare esattamente come l'altro occhio, vado a fare baking con questa cipria qui, che è sempre la Born This Way, che è quella che ho usato per l'altro occhio. Vado a ricreare di qua anche il resto del make-up. Ho ricreato il make-up anche da questo lato, tipo ora di pranzo, e io devo dire che effettivamente, allora, prima di applicarlo ero spaventata, adesso mi piace più qua,
che qua e cioè anche a coprenza. Però dallo swatch non sembrava, cioè si vedeva, vedete che è un po' aranciato, quindi sì che come colore poteva andare a coprire l'occhiaia. Però cioè a me sembra evidentemente più coperta, cioè proprio di tanto. Cioè ho passato due fasi completamente opposte, appena l'ho swatchato e adesso invece che l'ho applicato. Sono a casa, sono le 7 di sera, quindi sono passate veramente un sacco di ore da quando ho applicato il correttore e io continuo a vedere una differenza palese. Cioè vedete che qui è proprio più scavato, invece qui è più riempito. Il correttore che abbiamo creato è tipo riempitivo, super levigante. Sono troppo contenta del correttore, dei miei correttori. E a parte, vabbè, il fondotinta che è completamente diventato oleoso, la zona invece del contorno occhi, cioè mi piace veramente troppo, sono troppo felice. Non vedo l'ora di vedere nei vostri commenti che cosa mi consigliate di fare come prossimo video per questa categoria serie, boh. E fatemi sapere se secondo voi questo correttore è approvato o non approvato. Non so se ve l'ho detto qui su YouTube, ma ho aperto un canale, un profilo su TikTok e mi chiamo The Lady TV, quindi potete andare a sbirciarmi anche lì. E quindi vi aspetto su Instagram, Facebook, TikTok, il canale Test & Tell e noi ci vediamo al prossimo video. Bye ladies, see you soon!